La tranquilla vita di campagna, con tocchi di eleganza aristocratica e ottocentesca, nelle opere di un pittore macchiaiolo, collezionista e mecenate, visibili in una mostra che ne celebra la figura a 190 anni dalla nascita. L'eleganza nell'arte. Cristiano Banti, pittore macchiaiolo a Montemurlo, a Art Connections. Presso la Pieve di San Giovanni Decollato, nel suggestivo borgo di Montemurlo, opere che mostrano l'ambiente culturale e il gusto personale di Cristiano Banti. All'interno della mostra ci sono, oltre a 20 opere sue, anche alcuni documenti bellissimi della Montemurlo di fine Ottocento che abbiamo avuto grazie agli eredi di Banti e i suoi quadri che abbellivano anche la Villa del Barone, questa dimora fantastica che domina le colline montemurlesi. Cristiano Banti è stato un grande pittore macchiaiolo, amico dei maggiori pittori di questo periodo, cioè Fattori, Signorini, Lega, Borrani, Abbati, Sernesi, tutti artisti che lui ha frequentato e con i quali ha dipinto quadri importantissimi nel momento proprio di nascita della rivoluzione macchiaiola. Diversamente da loro, però, Cristiano Banti era un pittore molto ricco che possedeva tenute, ville, tra cui anche la straordinaria Villa del Barone qui a Montemurlo, che è una vera e propria reggia piena di grandi cicli di dipinti, di affreschi, che dimostrano il livello sociale di questo pittore. Lui era nato in realtà da un'umilissima famiglia di contadini di Santa Croce, ma era stato ben presto adottato, per così dire, dalla Marchesa Vettori, che possedeva tutte queste tenute, questi palazzi, queste ville, che gli permise di studiare all'Accademia di Belle Arti di Siena e poi di vivere una vita da grande aristocratico, cosa che lo distinse da tutti gli altri pittori macchiaioli e gli permise di avere frequentazioni intellettuali e anche esperienze culturali di grande livello. Banti è un artista che viaggiò molto, andò spesso all'estero, a Parigi, a Londra, più volte, conobbe grandi artisti europei, quindi ebbe tutta una serie di frequentazioni che lo misero su un piano diverso rispetto ai suoi amici macchiaioli. Fu un artista molto inserito nel gruppo della macchia e al tempo stesso molto diverso, perché non avendo bisogno di vendere, di realizzare delle opere per le mostre o per il mercato, per i collezionisti, ebbe sempre un'invidiabile libertà pittorica che gli permise di sperimentare soluzioni molto, molto diverse. Il tema principale della pittura di Cristiano Banti, dalla svolta macchiaiola in poi, è la vita dei campi. E in questo Cristiano Banti è un pittore assolutamente in linea con le tematiche degli altri grandi pittori macchiaioli e naturalisti di questi anni, che privilegiavano l'iconografia agreste in particolare. Però nel mondo di Banti il suo interesse si appunta non tanto sulla fatica del lavoro contadino, ma piuttosto su momenti di quiete, di pace, di tranquillità, in cui soprattutto le figure femminili diventano protagoniste, i bambini, e diventa tipico della sua pittura la scena della processione che mostra le contadine alla fine delle giornate di lavoro ritornare lentamente dai campi a casa, in scene che ricordano in modo molto evidente la tradizione della grande pittura italiana e anche le scene classiche, dove appunto erano le figure del mondo antico greco e romano ad atteggiarsi in pose di questo tipo. Banti, artista legato alla tradizione ma attento alle mode e alle tendenze dell'epoca. La Castellana è un dipinto quasi sconosciuto perché conservato in una importantissima collezione privata livornese, che rappresenta quasi una quintessenza dell'opera di Banti, perché è un dipinto in costume che rappresenta una castellana rinascimentale con un bellissimo abito che ricorda la pittura veneta, veronese, tiziano del Cinquecento, e al tempo stesso ha dei dettagli sullo sfondo e sul mazzolino di fiori tenuto in mano dalla fanciulla che invece sembrano dialogare con la pittura più moderna che si faceva a Parigi in quegli anni. Quindi un dipinto che crea quasi un ponte fra la Toscana della tradizione rinascimentale e la Parigi modernissima, che era un punto di confronto per tutti gli artisti italiani di quest'epoca. Alaide era la figlia prediletta di Cristiano Banti,
la primogenita, quella più attenta alla pittura del padre, forse la più affezionata, la quale viene ritratta innumerevoli volte non solo da Cristiano Banti e non solo attraverso la pittura ma anche attraverso la fotografia. Infatti in mostra sarà possibile vedere tutta una serie di bellissime fotografie, forse scattate dallo stesso pittore alla figlia e in certi casi usate anche come stimolo per dipinti. Alaide è un personaggio affascinante anche perché di Alaide si innamorò Giovanni Boldini, il grandissimo pittore ferrarese amico di Cristiano Banti, e i due ebbero una lunghissima relazione che durò decenni e che alla fine quasi sfociò in un matrimonio che poi non si realizzò, ma che in qualche modo ha determinato e innervato quasi la vita di questo affascinante personaggio. Proprio il dipinto che abbiamo scelto come icona della mostra per il manifesto, per la copertina del catalogo, è un dipinto che rappresenta la figlia Alaide seduta su una panchina in un giardino, probabilmente il giardino della Villa del Barone, qui a Montemurlo, con questa bellissima ragazza immersa in un momento di pace, di ozio contemplativo. Sta infatti sfogliando petalo per petalo un fiorellino. È una fanciulla in abiti di estrema eleganza che mostra tutto questo ideale aristocratico che è tipico del pittore e che in questo caso si incarna in una figura che diventa quasi la quintessenza di questo ideale femminile che è così legato appunto alla pittura di Cristiano Banti. Il territorio deve essere arte, si deve far conoscere e quindi attraversare i luoghi che quotidianamente le persone vivono, e quindi anche pensando a questa mostra abbiamo pensato proprio di arricchire questi mesi di mostra con tutta una serie di eventi e di inaugurazioni, anche di iniziative con arte contemporanea e street art, proprio perché l'arte deve essere vissuta dai contemporanei, non deve essere soltanto guardata e apprezzata, ma deve darci qualcosa che poi gli artisti contemporanei e le persone possano poi rivivere nel proprio quotidiano. Tra gli eventi collaterali, al Borghetto di Bagnolo, un viaggio nella moda femminile, attraverso abiti di foggia ottocentesca e ricami creati con l'arte del tombolo. Questo rappresenta appunto la moda circa metà dell'Ottocento, 1850, vede con la sua crinolina, la sua forma rotondeggiante come era in auge all'epoca, e questo c'è una grande lavorazione, l'ho fatto insieme ai miei allievi per un corso fatto qui a Prato ma a livello nazionale, di cui io ero insegnante, e non solo io, c'era addirittura dei costumisti premi Oscar come docenti, e l'abbiamo fatto come capo finale realizzazione con taglio veramente filologico, questo è puro Ottocento, ma puro sia nella lavorazione che nel taglio, insieme ai miei allievi che hanno fatto tutto questo sfilacchiamento 30 metri con laghetto così, un peletto per volta, con grande passione. Abbiamo fatto una coppia e questi sono tipici del 1850 circa. Noi come associazione cerchiamo di rivalutare e riportare alla luce questo antico mestiere. Siamo un bel gruppo di donne in cui andiamo nelle scuole, nelle case di riposo, proprio per tutto a scopo volontariato, per far rivedere queste cose belle, perché era un antico mestiere che stava scomparendo. Tombolo si presume che venga dalle leggende, non abbiamo storie certe con delle date, dei nomi, della provenienza di questo lavoro. E allora dalle leggende si pensa che sia il primo telaio della storia. E noi, essendo a Prato, una cittadina tessile, e il movimento che noi facciamo con i fuselli è lo stesso dell'armatura del telaio. L'eleganza nell'arte di Cristiano Banti ci trasporta in quell'atmosfera signorile delle ville e nella quiete delle campagne toscane dei nostri nonni e dei nostri bisnonni, dei quali serbiamo un malinconico ricordo.